Ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo con buone notizie che arrivano dalla sanità dell'agro, forme di eccellenza come la nuova oncologia inaugurata alla presenza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Parte dall'inaugurazione del reparto oncologico dell'ospedale di Pagani con 8 posti letto, la nuova sfida delle eccellenze oncologiche della Campania. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'inaugurazione questa mattina dei nuovi spazi al quarto piano dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani. Il taglio del nastro di oggi è solo un primo tassello di un progetto molto più ampio, dove seguiranno una serie di altri interventi. Si inizierà con la realizzazione degli acceleratori lineari per la radioterapia. Si punta a consegnare le chiavi della prima radioterapia completa della provincia di Salerno, a breve l'avvio dei lavori grazie al finanziamento della Regione Campania, che si prevede possano concludersi dopo l'estate del 2025. De Luca, dopo aver sottolineato le differenze in termini di riparto di risorse per la sanità di altre regioni d'Italia, è tornato a parlare della carenza di personale dei posti letto in Campania, della necessità di modificare le condizioni retributive di tutto il personale sanitario, ma in modo particolare dei medici che lavorano al pronto soccorso. Dove bisogna ridurre l'età pensionabile perché è un lavoro usurante e spesso subiscono aggressioni. A breve nell'area dell'agro sono previsti investimenti anche per gli ospedali Umberto I di Nocera Inferiore e per lo Scarlato di Scafati. Si punta a creare un'area nord che dia un'offerta complementare con specialità per ogni struttura che garantiscono la possibilità qualitativamente importante di curare i pazienti del territorio, la nuova sanità del futuro. A breve anche l'inaugurazione del primo hub chirurgico Mario, dove saranno concentrati tutti gli interventi di chirurgia al seno con un percorso completo fino alla chirurgia ricostruttiva. Abbiamo tanti punti di eccellenza nella nostra sanità, nonostante un clima di difficoltà nazionale che è quello che voi conoscete. Oggi inauguriamo un reparto di oncologia davvero di grande qualità a Pagani. Abbiamo un servizio di assistenza ai nostri pazienti davvero eccellente, con un accompagnamento anche di psicologi. Parte oggi proprio il lavoro per realizzare un'aula bunker per quanto riguarda la radioterapia, poi realizzeremo una palazzina a fianco all'ospedale attuale di Pagani anche per accogliere le famiglie e i pazienti. A questo si aggiunge un investimento di 50 milioni di euro all'ospedale di Nocera, quindi completiamo un po' tutto il polo e completiamo anche un intervento all'ospedale di Scafati. Diciamo che la rete ospedaliera dell'Agro diventa una rete di qualità. Qui avremo un polo oncologico di livello regionale e nazionale, già oggi è uno dei reparti più accreditati d'Italia. Abbiamo un programma di investimenti di edilizia ospedaliera che è davvero vastissimo, il più vasto dal dopoguerra ad oggi, parliamo di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Domani credo che si discuta al Consiglio di Stato il ricorso per quanto riguarda la gara dell'ospedale Ruggi d'Aragona, parliamo di 400 milioni di euro, poi parte l'ospedale nuovo di Battipaglia, poi avremo ovviamente il nuovo Santo Bono a Napoli, sarà il più grande ospedale pediatrico d'Italia. E a questo ovviamente si aggiungono almeno un'altra decina di nuovi ospedali. Presidente, questo è un polo oncologico di eccellenza, ovviamente i posti letto sono nettamente insufficienti rispetto alla richiesta del territorio, troppo spesso i campani sono costretti a muoversi fuori regione. No, questa è un'altra cosa che circola ma che è non rispondente alla verità. Noi stiamo facendo un'analisi attenta sulla mobilità passiva. L'idea che avevamo tutti, anche io, era che andavano al nord per interventi di alta specialità. Non è così. Al nord il 40-50% della mobilità passiva della Campania è data da interventi di ortopedia e di gastrologia. È incredibile. Cioè di protesi al ginocchio ed interventi sull'obesità, quindi non cose di grande complessità. Allora qui ci sono anche dei meccanismi abbastanza truffaldini di gente che viene qui, fa visita ai nostri pazienti e poi organizza i flussi turistici al nord. Questo bisogna fare uno sforzo in più per consentire alle persone di fare la diagnostica e di non essere costretti a lunghe attese per poter fare una risonanza magnetica piuttosto che un TAC. Anche qui la situazione è critica in tutta Italia. Ma siamo fra le prime 3 regioni d'Italia anche per i tempi di attesa.
per una mammografia in Campania i tempi di attesa medi sono di una settimana. Una settimana fra strutture pubbliche e strutture private convenzionate. Cioè se ci si prenota al CUP regionale, centro unico di prenotazione, per le prestazioni classificate come urgenti, ci vuole sempre la base ovviamente del medico di famiglia, ma noi abbiamo un tempo di attesa di una settimana, è una cosa straordinaria. E ora andiamo a vederlo meglio, questo nuovo reparto di oncologia aperto all'interno dell'Andrea Tortora di Pagani, una struttura sanitaria tra l'altro che negli anni passati era addirittura a rischio di chiusura e oggi è diventata davanti agli occhi di tanti primi cittadini sede dell'eccellenza anche per gli interventi al seno. 8 posti di degenza per pazienti oncologici che vanno ad aggiungersi ai 10 di The Hospital già attivi ed attualmente ospitati nel reparto di oncomatologia dell'ospedale Andrea Tortora. Il taglio del nastro questa mattina che ha portato all'inaugurazione del nuovo reparto di oncologia di Pagani alla presenza del governatore Vincenzo De Luca rappresenta solo l'inizio di un percorso di rilancio dell'ospedale dell'Agro che se 10 anni fa ha rischiato la chiusura oggi ha dinanzi a sé invece un progetto che lo porterà ad essere un punto di eccellenza dell'ASL di Salerno e quanto è stato più volte sottolineato questa mattina alla cerimonia di apertura del nuovo reparto oncologico alla presenza del vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, del sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, del direttore generale dell'ASL di Salerno Gennaro Sosto, del direttore sanitario Primo Sergiani, del direttore amministrativo Germano Perito e del direttore dell'unità operativa complessa di oncologia Giuseppe Di Lorenzo. L'ASL di Salerno ha deciso di concentrare tutti gli interventi di chirurgia al seno all'ospedale di Pagani che allo stesso tempo è stato selezionato come unico centro dell'Italia meridionale come centro studi sulle neoplasie dell'apparato urologico del tumore della vescica. A dirlo ai nostri microfoni il primario di oncologia, il dottor Giuseppe Di Lorenzo. Non c'è dubbio che oggi è una giornata importante perché l'offerta assistenziale oncologica per la provincia di Salerno ma in generale per la regione Campania aumenta. Noi abbiamo un nuovo reparto con 8 posti di degenza che va ad aggiungersi al numero di posti di The Hospital che già era attivo, altri 10 posti. E negli ultimi 3 anni, questo ce lo dicono i numeri, noi abbiamo avuto un aumento del numero di The Hospital, del numero dei percorsi ambulatoriali coordinati e complessi che sono andati a sostituirsi al The Hospital come richiesto dalla nuova direttiva della Regione Campania. Abbiamo effettuato circa 3.500 visite ambulatoriali, non soltanto qua ma anche con un ambulatorio settimanale all'ospedale di Sarno. Questo è quello che abbiamo fatto. Dall'inizio 2024 abbiamo attivato un ambulatorio con una nuova tecnologia che si chiama REMS che permette di evitare ai pazienti, donne con tumore della mammella e con tumore della prostata, di effettuare la mineralometria ostea computerizzata attraverso questa, una semplice ecografia e prospettive future, siamo stati selezionati come unico centro dell'Italia meridionale per alcuni studi, in particolare sulle neoplasie dell'apparato urologico, in particolare è uno studio sul tumore della vescica e noi siamo l'unico centro dell'Italia meridionale. Ora si punta a creare un hub mammario qui all'ospedale di Pagani. Certamente, come diceva il direttore generale e il governatore, l'ASL di Salerno ha deciso di concentrare tutti gli interventi di chirurgia al seno con i diversi attori, i diversi operatori di tutta l'ASL di Salerno che verranno qui a operare. Quindi c'è la radioterapia, oggi vengono consigliati i cantieri, quindi siamo soltanto all'inizio, il percorso è lungo, c'è molto da lavorare, però l'inizio è promettente. I posti letto già da oggi, quindi chiaramente passiamo da 4 posti di degenza ordinaria a 8 posti, però non è soltanto il potenziamento degli ospedali e dei posti letto. Noi stiamo facendo con la nostra direzione strategica anche una policy con progetti per avvicinarci ai cittadini, cioè e siamo noi per determinate terapie ad andare a casa dei cittadini. E tantissimi rappresentanti anche delle istituzioni e delle forze dell'ordine ieri hanno invece preso parte alla fiaccolata che a Campania ha ricordato ancora una volta la tragica morte dei 2 carabinieri travolti da un'auto sabato sera.
Tra dolore e lacrime, il silenzio ha accompagnato ieri sera la fiaccolata per le strade di campagna per ricordare i carabinieri in servizio alla locale stazione Francesco Pastore e Francesco Ferraro di 25 e 27 anni, entrambi pugliesi, morti nella notte di sabato nell'incidente sulla strada statale 91 che collega Eboli a Campagna. Nello stesso giorno in cui è stata dimessa dall'ospedale di Oliveto Citra Nancy Liliano, la donna alla guida del SUV accusata di duplice omicidio stradale, che si è dichiarata addolorata per quanto accaduto per le strade di campagna. In tanti hanno partecipato al lungo ed affollato corteo che è giunto alla cattedrale di Santa Maria della Pace, dove è stata celebrata una messa in suffragio dei due giovani militari dell'arma. Un dolore incomprensibile che ha strappato alla vita due giovani che avevano realizzato il sogno di indossare la divisa per servire lo Stato. In chiesa anche i familiari del maresciallo ed appuntato scelto a bordo della Gazzella, il sindaco della città Biagio Luongo, molti sindaci dei comuni limitrofi, il colonnello dei carabinieri del comando provinciale di Salerno Filippo Melchiorre con il capitano della compagnia di Eboli Greta Gentili, il maresciallo capo della stazione di campagna Angelo Solimene, il prefetto Francesco Esposito, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio, gli amici e colleghi dell'arma. Non ci sono parole umane che possano sollevare l'animo e dare conforto di fronte a questa immane tragedia che ha colpito due famiglie, interi paesi, quelli di origine dei due giovani carabinieri, l'intero corpo dell'arma ed anche la nostra città di campagna, e quanto osservato Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi nel messaggio letto ieri sera in occasione della fiaccolata. Non sono con voi fisicamente perché impegnato a Roma con i vescovi campani, ma lo sono spiritualmente e con tutto il cuore, e quanto espresso dall'arcivescovo di Salerno ricordando che questi due giovani portavano entrambi il nome del santo più amato e popolare del nostro paese, Francesco, e forse anche da lui avevano ricevuto un animo nobile, colmo di grandi ideali, disponibile al servizio degli altri, un animo puro e generoso che rispecchiava nei loro volti luminosi. Un destino ai nostri occhi incomprensibile li ha portati via al culmine della loro giovinezza. L'augurio e la preghiera di Sua Eccellenza Monsignor Bellandi è andato ai genitori, ai loro cari, a tutti coloro che oggi non riescono a comprendere ed accettare questa tragedia. Che sia questa la speranza che possa recare un po' di pace e orizzonte di luce a tutti coloro che oggi invece sono oppressi dal buio, dell'angoscia e del rancore. Avvolgi tutti noi, i nostri due giovani, i loro familiari e amici, le popolazioni dei paesi coinvolti, ma anche, ha ribadito l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, oso dire chi ha causato tanto male con la sua condotta scellerata nel manto della tua misericordia. E anche l'inaugurazione della caserma, il nuovo reparto territoriale di Vallo della Lucania, questa mattina ha avuto un pensiero per i due carabinieri morti. È stata intitolata al capitano Mario Fiore la caserma dei carabinieri di Vallo della Lucania nella cerimonia che si è svolta oggi con l'inaugurazione del reparto territoriale dei carabinieri, oggi situato in uno stabile moderno nei pressi del Palazzo di Giustizia, dunque in una posizione strategica rispetto agli uffici giudiziari. Sarà il terzo nella regione Campania, unitamente a quello di Mondragone e a Nocera Inferiore, tutti dislocati in aree caratterizzate da maggiore impegno operativo. Avrà alle dipendenze 13 stazioni carabinieri con competenza su 29 comuni del comprensorio del Cilento. La giornata celebrativa ha avuto inizio con la resa degli onori militari al generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita, seguita da un breve raccoglimento in onore a tutti i caduti nell'adempimento del dovere, ma con un pensiero in particolare al maresciallo Francesco Pastore e a Francesco Ferrara, che sabato notte a Campagna hanno perso la vita in un tragico incidente stradale nel corso del servizio. Dopo la benedizione delle bandiere da parte di Don Agnello Adinolfi, parroco della cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania, consegnate dalle madrine della cerimonia, le signore Amelia e Liliana Fiore, figlia dell'ufficiale decorato, è stata eseguita l'alzabandiera solenne con il successivo scoprimento della targa esterna e della lapide interna dedicata al capitano Mario Fiore, con taglio del nastro e deposizione di un omaggio floreale. Anche
anche la casa. La divisa è stata proprio una scuola di vita, l'arma dei carabinieri, poi durante la guerra è stato sono stati momenti molto difficili, molto tragici, però lui ci ha insegnato che si può sempre andare avanti, si può sempre avere una speranza. Parliamo ora invece di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre a Bargi ancora non è stato definito il numero delle vittime dalla tragedia della centrale Enel. Oggi anche a Salerno CGL e UIL hanno organizzato un presidio nel corso del quale è stato anche consegnato un documento al prefetto di Salerno per chiedere di sollecitare le massime istituzioni per incrementare le misure di sicurezza e tutela dei lavoratori. La media nel 2024 è di 3 morti al giorno. Adesso basta. CGL, Salerno e UIL chiedono un intervento urgente alle alte cariche territoriali per porre fine alla strage intollerabile che si consuma nei luoghi di lavoro ogni giorno. Per questo stamane si è tenuto un presidio sotto la prefettura e la consegna di un documento al prefetto di Salerno, una manifestazione già in programma che arriva però mentre la tragedia della centrale di Bargi ancora non ha un numero definitivo di vittime. Le organizzazioni sindacali hanno aderito allo sciopero generale. Dall'inizio del 2024 c'è stato un incremento delle vittime del 19%, pari ad una media di 3 morti al giorno. Per questo i sindacati dicono che è urgente e necessario trovare una strada e percorrerla insieme. I motivi e gli obiettivi dello sciopero sono appunto quello di gridare forte che la salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività di impresa. I tanti lavoratori hanno risposto al nostro grido di allarme di un presidio qui come si sta facendo in tutta Italia. A Salerno siamo presenti con la CGL, la quale è sensibile alle quelle che sono le stesse problematiche, il diritto alla salute, equità fiscale e soprattutto sicurezza nei luoghi di lavoro, perché dobbiamo puntare ad avere zero morti sul lavoro. Sì, ricade in un contesto drammatico, ma è un contesto drammatico che purtroppo si verifica ogni giorno. Abbiamo circa 1200 morti sul lavoro ogni anno. È una statistica che si ripete, quindi significa che negli anni non sono mai state prese delle scelte decise da parte dei governi per fermare questa strage, perché è una strage. Ovviamente noi chiediamo prima di tutto di aumentare il numero di ispettori che possono andare a controllare sui luoghi di lavoro il rispetto dei protocolli di sicurezza. Un piano straordinario appunto che parta dalla pubblica amministrazione, perché è il punto centrale appunto per garantire la sicurezza in tutti i settori, sia pubblici che privati. Parliamo ora della speciale seduta del Consiglio Comunale che oggi ha portato ad approvare la variazione al bilancio, una manovra necessaria per correggere l'errore da 8 milioni di euro con la precedente manovra di bilancio approvata lo scorso 26 marzo. Naturalmente c'è stata grande ribellione da parte dell'opposizione che ha votato contrario e anche chiesto le dimissioni dell'assessore al bilancio del Comune di Salerno. C'è stato un errore materiale che non ha comportato nessun effetto e al quale oggi poniamo riparo con un atto deliberativo che abbiamo assunto in giunta immediatamente nel momento in cui ci siamo accorti dell'errore e che oggi portiamo al vaglio del Consiglio Comunale. La delibera che offriamo al dibattito è stata analizzata, vivisezionata all'interno delle commissioni competenti, quella del bilancio e anche della Commissione Trasparenza, e io mi rifaccio alle determinazioni proprio della Commissione Trasparenza che dice che il bilancio, così come è stato l'errore, non ha prodotto effetti di fatto. Anche oggi ha ribadito che si è trattato di un errore materiale, che il bilancio è sostenibile. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha visto la sua maggioranza approvare la variazione al bilancio dopo l'errore commesso nella seduta del 26 marzo, quando è stato detto sì alla manovra finanziaria pur manchevole di 8 milioni di euro. Quella che doveva essere soltanto una seduta formale per l'approvazione della variazione che ha consentito di porre rimedio nell'immediatezza all'errore, ha visto però nettamente in campo l'opposizione che massiccia non solo ha votato no alla variazione, ma ha anche chiesto le dimissioni dell'assessore al bilancio Eva Avossa, difesa però in aula da un intervento del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Io penso che l'assessore Avossa non possa più avere la fiducia dei cittadini salernitani. Tutto, noi non possiamo mettere
mettere i soldi dei contribuenti in una città che a causa del salva comuni già è sotto osservazione nelle mani di una persona che nel migliore delle ipotesi sbaglia, ma nella peggiore sa dell'errore e non prende gli opportuni accorgimenti. Camarota, lei è tra i consiglieri che ha deciso di non votare questa variazione? C'è un guasto e questa volta non è più un problema politico, è un problema di credibilità delle istituzioni. Non è un errore, perché un attimo prima questo errore era noto e quindi c'è un problema proprio di capacità del manovratore. Si parla di soldi pubblici, si parla del pane della gente e bisogna avere rispetto. A margine della seduta di oggi anche la raccolta di firme per la petizione promossa da Arturo Iannelli per introdurre di nuovo il voto di preferenza alle elezioni politiche. 50 della Costituzione garantisce, diciamo, ai cittadini la possibilità di chiedere alle Camere, voglio dire, riforme di leggi, in questo caso della legge elettorale. Come previsto dall'articolo 1 della Costituzione, il popolo è sovrano, quindi ho ritenuto opportuno avviare questa campagna di raccolte firme per ripristinare la possibilità da parte dei cittadini di votare i propri rappresentanti alla Camera e al Senato. Questo perché vediamo come la gente si è disaffezionata un pochettino alla politica e probabilmente se riuscissimo a fare questa operazione, il fatto che i candidati devono ritornare sul territorio a parlare con la gente potrebbe riavvicinare la gente e quindi diminuire quella che è oggi l'astensionismo da parte dei cittadini che sentono una politica lontana. E a Salerno oggi c'è stata anche occasione di cantare e ballare al ritmo di rap, lo hanno fatto gli studenti di 8 scuole cittadine che hanno aderito al progetto Gioca la tua carta, un laboratorio musical ambientale inserito nell'ambito delle iniziative promosse da Comieco, Salerno Pulita e Comune di Salerno per la settimana della carta. Entusiasmo a mille, ma anche emozione quando sul palco del Teatro Augusteo per il progetto Gioca la tua carta sono saliti anche gli alunni dell'Istituto Smaldone che nonostante le difficoltà, così come gli altri alunni delle 7 scuole coinvolte, Monterisi, San Tommaso d'Aquino, Alfano Quasimodo, Medaglie d'Oro, Vicinanza, Barra, la Scuola Infanzia Serena, hanno aderito nell'ambito della Paper Week di Comieco al progetto didattico di educazione e musica ambientale. Salerno Pulita e il Comune di Salerno hanno scelto di premiare l'impegno di tutti gli alunni per le esibizioni, tutte entusiasmanti e uniche, effettuate oggi al Teatro Augusteo di Salerno. L'amministratore unico di Salerno Pulita, Enzo Bennett, con gli assessori all'ambiente Natella e alla scuola Falcone, hanno consegnato un bonus per l'acquisto di materiale didattico alle scuole coinvolte nella settimana della carta di Comieco. Gioca la tua carta è uno speciale progetto realizzato secondo le indicazioni del metodo Greenopoli del professore Giovanni De Feo. La musica è la protagonista della campagna rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Salerno. A fare la propria parte per proteggere l'ambiente, i ragazzi hanno assunto così un ruolo attivo nella raccolta differenziata. I rap imparati in classe sono stati presentati pubblicamente dagli studenti nel corso della mattinata collettiva. Lo spettacolo di questa mattina qua all'Augusteo è in realtà il punto finale di un percorso di laboratori didattici che abbiamo organizzato con le scuole di Salerno già dal mese di marzo. Quindi è stato, diciamo, un modo per avvicinare le tematiche ambientali in maniera giocosa, musicale appunto anche, ma comunque semplice per dei ragazzini di età appunto elementare e media, quindi insomma che non vanno annoiati con discorsi pomposi sull'ambiente ma vanno invece invogliati a prestare attenzione a quelle piccole cose che poi sono quelle che fanno la differenza. Parliamo ora di depurazione, lo facciamo ancora una volta raccontando i massicci interventi che vedono protagonista la Gori che insieme all'ente idrico campano e alla regione Campania è stata a Mercato San Severino al depuratore Costa per raccontare cosa si sta facendo.
Gori, ente idrico campano e regione insieme oggi a Mercato San Severino presso il depuratore di Costa per la presentazione degli interventi di efficientamento dell'impianto. I lavori finanziati dalla regione Campania per quasi 5 milioni di euro vedono Gori soggetto attuatore e prevedono di raggiungere risultati significativi in termini di salvaguardia dell'ambiente e gestione innovativa e resiliente delle infrastrutture. L'intervento consente la riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai miasmi, la riduzione dei rumori molesti e il potenziamento della linea fanghi al fine del migliorare la capacità di trattamento dell'impianto. Ulteriori migliorie sono state apportate anche per l'ammodernamento della fase di filtrazione, grazie ad un programma che punta all'adeguamento e al potenziamento dell'intera linea di trattamento delle acque reflue del depuratore. L'incontro è stato anche occasione per discutere sulle altre opere che interessano il territorio comunale. Stiamo poi intervenendo anche per quanto riguarda la riduzione delle perdite e anche da questo punto di vista contiamo di risparmiare nel comune di San Severino 1.700.000 litri al giorno di acqua, quindi ridurremo le perdite nell'ambito del comune di San Severino del 50%. Anche questo progetto sarà ultimato entro il 31 dicembre del 2025 con finanziamenti prima dell'HTU, poi del PNRR, finanziamenti che non andranno a impattare sulla tariffa, quindi non ci saranno aumenti in tariffa per gli utenti. Due macro interventi che riguardano il contrasto delle perdite idriche, quindi azione d'acqua, oppure la bonifica integrale del Fiesarno di tutti gli impianti di fognario depurativi in qualche modo collegati, sono degli progetti epocali. In particolare l'azione dell'acqua, di cui vorrei soffermarmi, è un progetto straordinario che mira a tutelare la risorsa, perché andremo a recuperare e ridurre le perdite al 50%, risparmiare quello che è il costo per questo tipo di servizio che viene a crearsi, ridurre i servizi verso i cittadini e verso le amministrazioni. Azione dell'acqua è il nostro piano Marshall contro le perdite idriche, che anche a Mercato San Severino, come in tutti i 76 comuni del nostro distretto, vedrà questo cambiamento epocale, non solo da un punto di vista operativo, ma anche nel ripensare il rapporto tra servizi integrato, comuni, cittadini e enti di gestione. Ecco, questo intervento noi finalmente potremo cambiare e incidere la vita di tutti i giorni cittadini. Appunto, riducendo il 50% delle perdite, vedrete meno di servizi per strada, una miglior qualità del servizio e soprattutto anche un contenimento di quello che sono i costi, oltre che il rispetto dell'ambiente. Noi puntiamo molto su questi interventi perché siamo sicuri che questo ci permetterà non solo di cambiare la vita di ciascun cittadino, ma di ripensare in maniera positiva l'attuale servizio idrico e soprattutto i servizi idrici del futuro. E oggi qui presentiamo un intervento imponente che valeva circa 5 milioni di euro, che ha permesso la rifunzionalizzazione completa dell'impianto di Mercato San Severino, ma qui stiamo facendo anche chilometri di rete fognaria, stiamo rifacendo impianti di sollevamento, stiamo efficientando la rete fognaria, perché il segnale che deve arrivare ai cittadini è che noi ci preoccupiamo delle loro condizioni di vita, ci preoccupiamo delle condizioni di vita della natura e dell'ambiente e proviamo a migliorare giorno per giorno il tessuto socio-economico del territorio, dotando il territorio di quelle infrastrutture necessarie per garantire una corretta gestione dei reflui. Questo mese ci sarà il collaudo degli interventi già fatti con la precedente programmazione, quindi di verificare anche quello che è stato fatto, insomma, perché sappiamo bene che anche qui c'erano delle grosse criticità per le popolazioni circostanti. Insomma, da una parte si rende conto di quello che è stato fatto fino adesso, dall'altra parte invece si danno tempi, modi e luoghi di intervento per informare tutti rispetto a quello che si sta facendo in sinergia, ovviamente nell'ambito della collaborazione istituzionale, per cercare sempre di più di migliorare le condizioni e i servizi del territorio. Tra poco lo sport, prima però le previsioni del tempo. In collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli, vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni, leader a Salerno. Ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23. 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia, equilibratura e convergenza laser, assetto ruote con nuova tecnologia 3D, vasta scelta di cerchi in lega, esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto. Concessionario ufficiale Pirelli, Metzeler, Bridgestone,
Firestone, Cyberlink, Dunlop, Goodyear, Yokohama, Michelin e tanti altri. Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità. De Filippis Pneumatici, il passato, il presente, il futuro. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci con la parte dedicata allo sport. La Salernitana ha rifinito in mattinata la preparazione in vista della gara di venerdì a Roma contro la Lazio. Per la sfida con i biancocelesti di Tudor Colantuono potrebbe valutare anche l'ipotesi di una difesa più folta. Le certezze sono rappresentate da Candreva e Ciaunà, vittima di un furto di identità sui social. Rifinitura in mattinata per la Salernitana, Almeri Rosi, ultime prove di formazione per la gara di domani sera all'Olimpico contro la Lazio di Tudor, che è reduce dalla sconfitta nel derby. Colantuono sta valutando diverse soluzioni per l'11 titolare. Il trainer granata potrebbe schierare la squadra a specchio, ossia col 3-4-2-1, ed accettare di giocare con lo stesso spartito tattico della squadra laziale. In tal caso uno tra Ghiomber e Pasalidis potrebbe tornare in corsa per una maglia da titolare. Out per infortunio Castanos, l'ex turno Basic. Colantuono avrà tutti gli altri effettivi a disposizione. Rientra anche Ochoa dunque, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare tra i pali. Fazio dovrebbe partire dalla panchina. In difesa sembrano certi di una maglia Pirola e Manolas. Pellegrino è impredicato di giocare dal primo minuto nel caso di 4-4-1-1 e sia il modulo proposto a Bologna. L'ex Milan coprirebbe le spalle a Braderic, mentre sul lato destro Pierozzi e Sambia sarebbero in ballottaggio per la maglia di terzino. Se la scelta cadesse sulla difesa a 3 invece, sulle corsie laterali avrebbe una chance dal primo minuto Zanoli. In mediana giocheranno Maggiore e Koulibaly. Candreva e Ciaunà, ieri è stato hackerato il profilo Instagram, dovranno dare qualità alla manovra d'attacco. A prescindere dal modulo, i due sono la certezza dalla cintola in su. In avanti spazio una sola punta di ruolo. La scelta dovrebbe ricadere questa volta su Simi. I tifosi di Nata oggi ricordano Carmine Rinaldi, il siberiano, ed attendono anche notizie dalla proprietà circa le intenzioni per il futuro. Il silenzio di questi ultimi giorni da parte del presidente Rivolino potrebbe avere presto una spiegazione. Quale sarà il nodo da sciogliere? Il futuro della Salernitana si deciderà nel giro di poche settimane, in un senso o nell'altro. Ora spazio al calcio a 5, penultimo turno alle porte in Serie A con i campioni d'Italia in carica della Feldi, che sono attesi sabato dalla sfida in casa della L84 Torino. Piemontesi attualmente terzi in classifica, mentre la squadra eburina è al sesto posto. La possibilità di migliorare il piazzamento in griglia playoff per la Feldi esiste e potrebbe passare proprio da un'eventuale vittoria sabato pomeriggio in Piemonte. E ora la pallanuoto. I criteri nazionali 2024 hanno visto la partecipazione, tra le altre società natatorie di Salerno e provincia, anche della Rari Nantes Salerno. L'evento si è tenuto a Riccione dall'8 al 10 aprile e ha visto la presenza di due atleti giallorossi, Emanuele Bernardo, classe 2027, e il veterano di famiglia Carmine Bernardo, 2005, rispettivamente impegnati nei 200 dorso Eurores e 200 farfalla cadetti. Nonostante non brillantissimi risultati cronometrici, i due nuotatori hanno accumulato altra esperienza. Da domani scatta la Final 8 di Coppa Italia di pallanuoto, in programma a Genova. Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.